Salve, benvenuti in questo canale. Benvenuti in questo nuovo video. Mi sono accorto che negli altri video non ho detto come mi chiamo. Comunque io mi chiamo Giovanni. Detto questo, iniziamo subito questo video con 5 possibili fregature che si possono beccare acquistando semi e piantine su internet online, cioè online. Allora, al numero 5 metterei gli ordini che non vengono spediti dal venditore o che non arrivano. Diciamo che quando si tratta di pacchi grossi è difficile che questo avvenga perché di solito sono tracciati. Inoltre basta comunque documentarsi sul venditore cercando commenti, rating e così via. In ogni caso, è un evento molto raro, è l'ultimo dei problemi in realtà. E una volta comunque mi è capitato, ma perché comunque erano sementi e solitamente le ho comprate su eBay. Solitamente su eBay i venditori che vendono sementi le spediscono per posta, quindi potrebbe anche capitare. Quindi non so se è stato il venditore che non l'ha mai spedita o si sono perse perché l'ha spedita male, eccetera, eccetera. Comunque questo è, l'ho messo numero 5 dei problemi, delle fregature che si possono beccare, perché in realtà è una fregatura molto rara e non è sempre colpa del venditore ed è la meno fastidiosa. Al numero 4... voglio mettere invece le sementi vendute di qualità scarsa, cioè scadute o sterili. In questo caso penso che mi siano capitati in casi del genere dove acquistato sia da Amazon dei sementi di dubbia qualità, probabilmente scadute da anni, e questo è un problema molto difficile da gestire perché sì, è vero, osservando le sementi forse riuscite pure a capire se sono buone o meno, ma non è sempre così. Quindi questo è un problema molto fastidioso e anche difficile diciamo da individuare, però è un problema a cui bisogna stare attenti. Numero 3. E qui entriamo nel vero campo delle fregature, nel senso che in questo caso non c'è dubbio che la fregatura sia consapevole da parte del venditore. E sto parlando delle sementi raccolte in maniera poco professionale, trattate in maniera poco professionale, conservate in maniera poco professionale e che fanno proprio pena, nel senso che o sono vuote o sono in condizioni pessime, comunque di scarsissima, no, non di scarsa, scarsissima qualità, e mi è capitato parecchie volte ormai, soprattutto da venditori su eBay italiani, soprattutto italiani. L'ultima mi è capitato con un ordine fatto con due tipi diversi di peperoncino, Carolina Reaper e Habanero Chocolate. E praticamente ho provato a seminarli e non sono usciti. Osservando poi meglio le sementi mi sono accorto, e io non è che ci vedo molto bene, quindi non,
a prima vista non me ne ero accorto, ma poi cercando di far germinare le sementi con altri metodi, mi sono accorto che in effetti sarebbe stato impossibile. Perché? Perché osservando le sementi mi sono accorto che praticamente erano proprio bucate, dentro vuote. Quindi, cioè, io voglio capire tutto, ma quando mi vendi delle sementi in queste condizioni, allora tu mi stai facendo proprio una fregatura. Tra l'altro, su due tipi di sementi diverse, Carolina Reaper e Habanero Chocolate, entrambe con lo stesso problema. Allora, il venditore o è proprio incapace o lo fa apposta. Quindi passiamo al numero due dei problemi, anche questo fastidiosissimo. Praticamente la genesi. Allora, innanzitutto questo problema si riferisce alle piantine inviate di genere o varietà diverse da quelle acquistate, ovvero sono pubblicizzate delle varietà dei generi sul sito dove acquistate e poi vi spediscono tutt'altra cosa. Mi è capitato. Quindi è una delle possibili fregature che si possono beccare. Mi è capitato con della menta. Ho acquistato una piantina di menta glaciale rossa, perché l'avevo acquistata tra l'altro, e questo mi ha dato proprio fastidio, quindi l'avevo acquistata perché ho un dubbio che non ho ancora risolto. Praticamente ho scoperto che molti confondono le piante di menta con la menduccia, e ho scoperto che sono due piante completamente diverse, e la menduccia non è una specie di menta, ma è un genere diverso. Quindi mi volevo togliere il dubbio perché ho delle piante in giardino che ho sempre pensato fossero menta, ma in realtà probabilmente sono menduccia. Per togliermi questa curiosità, quindi per un miglioramento, diciamo, culturale e personale, ho pensato, adesso compro delle piantine di menta, così se sono diverse ho risolto il mio problema e capisco anche capire qual è la menta e qual è effettivamente la menduccia. Premesso che quella che è un giardino hanno dei pennacchi allungati come infiorescenze e pennacchi con fiorellini azzurri violacei, e quindi da questo diciamo si dovrebbe dedurre che sia mentuccia. Mentre da quello che ho capito la menta ha delle foglie più grandi e un profumo più intenso, ma questo non lo posso io stabilire, non avendo probabilmente mai visto una pianta di menta, e quindi non posso fare il confronto. Ma soprattutto ha delle infiorescenze diverse, più a corolla e meno allungate. E poi la menta ha diverse varietà. Come appunto la menta piperita, la menta mojito, la menta marocchina, la menta acquatica, la menta glaciale. E la menta glaciale rossa è particolare, dovrebbe essere particolare perché dovrebbe avere delle foglie arrossate. Detto questo, quindi vedo questa varietà, mi sembra proprio perfetta per fare il confronto, quindi acquisto. Mi arriva la piantina e già vedo qualcosa che non quadra.
Dov'è quel qualcosa che non quadra? Praticamente vedo che la foto del cartellino con scritta menta rossa, menta glaciale rossa, sembra diversa dalla piandina che effettivamente è nel vasetto che mi è stata venduta. E la piandina nel vasetto è proprio identica alla probabile mentuccia che io ho in giardino. Allora, c'è da dire che il vasetto sembra un vasetto provenire da quei vivai famosi che vendono piantine, ma in questo caso, dalla foto, vedendo la foto sul cartellino e la piantina dentro, effettivamente mi sembrano due piante diverse. E quindi io sono quasi certo che il venditore di eBay ha riciclato la confezione della pianta di menta. Ci ha messo una mentuccia e me l'ha spacciata come menta, pensando anche lui forse che quella era menta, quindi menta per menta, a parte la, diciamo, la scorrettezza colossale di mettere una foto su eBay e venderla tutt'altra cosa, perché se tu mi vendi una foto di una menta di una marca famosa, quindi certificata, e poi ci vai a mettere una pianta che tra l'altro probabilmente non è della stessa varietà, quindi perché già sicuramente non è della stessa varietà perché non c'aveva nulla di rosso, no? Ma peggio ancora se mi vai a mettere una pianta che è completamente di un genere diverso. Quindi secondo me qui siamo di fronte ad un venditore poco serio, naturalmente italiano, non per qualcosa, ma non lo so perché queste fregature arrivano sempre dai venditori italiani. Detto questo, l'ho messo nella mia blacklist quel venditore. Al momento non ho comunque ancora risolto il mio dilemma. Mento o mentuccia, lo scopriremo. Passiamo al numero uno delle fregature che si possono avere acquistando sementi online. Anche in questo caso è una fregatura molto fastidiosa e irritante. Si tratta dell'acquisto di sementi che poi non vengono inviate, cioè nel senso che vi vengono inviate delle sementi che sono di tutt'altra specie o di tutt'altro genere, quindi come il punto 2. Questa volta non è la piantina intera, ma è proprio le sementi sbagliate. E mi è capitato, non so, non posso dire quante volte, perché avendo acquistato un sacco di sementi, quest'anno probabilmente mi capiterà, ne scoprirò parecchie di queste magagne. In ogni caso, ne ho scoperto già una, è da un venditore che vende parecchi tipi di sementi online, ma che non sembra proprio professionale. Comunque, avevo acquistato delle sementi di tomatillo verde e tomatillo viola. Il tomatillo è una pianta che appartiene alla famiglia delle solanacee, del genere Physalis. Specificatamente è una Physalis ixocarpa, che è parente dell'Archegenji, della Physalis peruviana. Indovinate quali sementi invece mi sono ritrovato? Mi sono ritrovato delle comunissime sementi di pomodoro.